meno. Allora, investire in borsa. Oggi facciamo un video su investire in borsa. Lo faccio con mio amico Claudio, una guest star. Lui sarà una guest star, sarà protagonista anche di video su vivere senza lavorare, non smettere di lavorare, ma vivere senza lavorare. Viaggiatore professionista, persona che non ha avuto capitali lasciti come quelli che ho fatto vedere, e persona che però usa la testa. Claudio, investire in borsa per un neofita. Neofita. Allora, il mio video lo facciamo per i neofiti, non lo facciamo per... Allora, che cos'è prima di tutto la borsa? È il luogo dove vengono scambiate le azioni, le obbligazioni e tutti gli altri contratti che permettono una crescita del capitale. E di borse ce ne sono tantissime. Come? C'è quella di Milano che però non sta andando benissimo. Vabbè, non conta niente. A livello... Comunque a livello mondiale conta veramente poco. Non abbiamo delle grosse compagnie. Sì, però diciamo quelle che sono le più gettonate sono... Vabbè. Quella svizzera, quella di Zurigo, quella di Francoforte, quella tedesca. Quella inglese. E soprattutto, vabbè, ovviamente, quella londinese. Però anche qui c'è il discorso Brexit su cui non vorrei andare. E poi quella americana, quella di Wall Street, che ha diversi indici. Come? E ci sono diverse situazioni che ti permettono di guadagnare. Come guadagnare in borsa? Come guadagnare in borsa? Ti devi aprire un conto? Devi aprire un conto corrente, devi avere un deposito titoli e devi avere una certa operatività. Personale? Personale, certo. Perché... Non di certo di quelli che sono là seduti in banca. No. Che ne capiscono meno in alcuni casi del primo che passa via. Certo. Quindi devi farti un po' delle ossa. Allora, intanto bisogna comunque... documentarsi sul web. Tu operi molto sulla borsa americana? Sì. Dove offrono maggiori, diciamo, guadagni? Allora c'è la possibilità intanto di avere il controllo delle informazioni che danno sulle singole compagnie, perché puoi andare a recuperare tutte le informazioni sui bilanci, fanno le trimestrali, ci sono tutta una serie di notizie che ti permettono di tastare il polso dell'azienda, come sta andando. E poi sono comunque molto più trasparenti rispetto a quelle italiane. Ciò non toglie che non tutte le aziende sono redditizie, bisogna andare a cercare quelle che sono le famose blue chip, che sono le aziende con la maggiore capitalizzazione di borsa. Adesso, per dirti, l'azienda che capitalizza di più in borsa a livello assoluto, a livello globale, è Amazon. Poi c'è Apple. Quindi stiamo parlando di un colosso. Beh, sono le azioni che sono più cresciute negli ultimi anni, Netflix, Apple. Tutte quelle che sono, diciamo, legate a commercio elettronico, telefonini, computer. Cresciuto anche Mastercard, ultimamente. Le varie emettitrici di carte di credito, quindi Visa, Mastercard. Insomma, ci sono molte compagnie che sono dei brand internazionali che sono quotate a New York e che hanno avuto una crescita di valore esponenziale. Tu compri, come avviene? Allora, prima mi faccio uno studio, vado ad analizzare le varie società, provo a dare un'occhiata anche ai bilanci. E poi puoi comprarti 1000, 2000, 3000, 5000. Posso andare a... Stiamo parlando a gente del mio canale che non ne capisce niente. Quanto tempo la puoi tenere? Non c'è una scadenza. Tu puoi tenerle anche 24 ore, se vedi che magari ci sono delle notizie che permettono al titolo di avere delle... Tenere anche un minuto. Anche un minuto, certo. Però, ripeto, non c'è una tempistica sulla metodologia di... Ci sono dei periodi di borsa migliori o peggiori? Allora, tendenzialmente bisognerebbe comprare quando le borse stanno scendendo. Perché... da lì a poco ci saranno tutte le premesse per far ricrescere di nuovo il mercato, con, non so, interventi sui tassi di interesse e tutta una serie di azioni che saranno sviluppate dai vari stati. Beh, c'è un periodo, diciamo, statisticamente peggiore, che è quello di maggio-giugno. Sì. Il famoso detto sell in May and go away. Sì, insomma, maggio. Però vabbè, molti vendono, però non è vero. Vendono perché ci sono stati volentieri,
ci sono state però delle forti salite a maggio e le discese sono state invece tutte a giugno. È vero, è vero. Comunque, allora, perché per un neofita è anche il momento che staccano i dividendi, vabbè. Per un neofita, apertura conto corrente, apertura deposito amministrato con la possibilità di avere l'operatività al 100% in maniera autonoma. E poi, se non si conosce la materia, iniziare intanto a informarsi sulla materia, perché comunque sul web c'è la possibilità di recuperare tutta una serie di informazioni che prima una volta non riuscivi ad avere, e poi andare sugli ETF, che sono dei fondi quotati in borsa. Farsi seguire da qualche amico che ne capisce? Bah, se c'è qualche amico che può dare qualche dritta, può anche andar bene. Si può imparare anche da solo, al posto di stare tutto il giorno a cazzeggiare sulle chat di WhatsApp, a fare eccetera, si può iniziare a prendere informazioni, come fare, come non fare, sulle società eccetera eccetera, capire che si può parare anche cosiddetti nelle fasi di discesa utilizzando degli short, degli ETF short, ok, anche con fattori di leva magari 2-3, sono tutte cose che potreste imparare al posto di stare tutto il giorno a cellulare cretinate. Si potrebbe giustamente fare un po' di queste imparare cose. Queste cose. Va bene, un abbraccio a tutti ragazzi.